Giovanni Daniel, il sindaco di Dolcedo, oggi fa un po' da padrone di casa, ma qui in realtà è una casa comune di tutta la valle, la Valprino che si ritrova a Dolcedo per il terzo anno consecutivo, un bel risultato. Certamente sì, no, siamo veramente contenti anche perché per fortuna il tempo ci assiste, le previsioni non erano delle migliori, invece già da questa mattina che è l'inizio si vede che c'è tanta gente, per cui siamo veramente contenti. Beh, è solo l'inizio, si va avanti, ma è un percorso che prosegue, un percorso di questa unione, un percorso di questi comuni che vogliono lavorare a braccetto. Sì, su questo sì, andiamo avanti con un po' di difficoltà, però gli intenti ci sono tutti, per cui credo che sia una. Ci sono tutti i presupposti per fare un ottimo lavoro. Ci sono anche le aziende, ci sono anche i produttori, questa è una parte molto importante, è la vera vitalità di un territorio. Certamente questo è fondamentale, senza le aziende agricole che noi oggi che diciamo vendono il nostro territorio, questa manifestazione non avrebbe senso, per cui loro sono la cosa più importante di tutti. Un'iniziativa di valle che pone il territorio insieme ai suoi prodotti, questa poi è la strategia vincente. Assolutamente sì, qua abbiamo buona parte dei produttori della nostra valle con esposizione di vino, essenze di lavanda, olio, soprattutto olio, tanto olio, visto che è la nostra core business, diciamo, e tutti gli altri prodotti tipici del nostro entroterra. E quindi insomma è un cammino che continua e voi guardate anche avanti un'unione di fatto, non solo sulla carta. Assolutamente sì, ci avvantaggia e bisogna riconoscere il fatto che è un'unione piccola formata da tre comuni. Andiamo veramente d'amore e d'accordo, se possiamo usare questo termine, e il beneficio è per tutti. Eliano Brizio, il sindaco di Prelà, l'antica contea di Pietralata, che arriva di nuovo a Dolcedo, sbarca in questo territorio di valle con prodotti, produttori, la promozione, la parola d'ordine. Sì, la promozione è la parola d'ordine, questo qua è il momento giusto per promuovere un prodotto tipico della Valprino, non solo di Prelà ma un po' di tutta la Valprino. Prelà è presente con i suoi produttori, quest'anno abbiamo anche uno stand per la produzione della lavanda, dei prodotti della filiera della lavanda, ne sono soddisfatto e penso che quello di oggi sia un bigliettino da visita per tutto l'entroterra e per i nostri produttori. Insomma, guardare avanti, anche il presidente dell'Unione, Casale, ci diceva che si riesce ad andare d'accordo, siete in pochi, giusto in tre, ma vuol dire fare la forza, pochi ma buoni, via. Ma io credo di sì, perché essendo anche un'unione dei comuni limitata, piccola, con tre comuni sole, con un territorio praticamente omogeneo, uguale, io penso che sia impossibile non andare d'accordo. I campanili non esistono, si lavora l'uno con l'altro, gomito a gomito, per cercare di fare un qualcosa per tutto l'entroterra della Valprino. Sindaco De Michelis, firmato di recente questo accordo con le ferrovie, ma voi state già lavorando su Andora per la pista ciclabile, anche per una pista in più, è vero? Volete in qualche modo che sia unita la vecchia stazione con quella nuova, è così? Sì, noi siamo molto soddisfatti di questa firma proprio perché siamo pronti. Abbiamo già fatto una progettazione, abbiamo già i fondi per realizzare la parte di pista ciclabile che va dalla nuova stazione a dove si ferma, da dove si interrompe il vico tracciato dalla ferrovia. È necessario questo perché quando la gente sale sul treno o scende dal treno deve avere la possibilità immediatamente di vedere lì la pista ciclabile dove può muoversi agevolmente. Quindi adesso bisognerebbe, per andare veramente bene fino in fondo, che aveste a disposizione anche i terreni della ferrovia, il sedime ferroviario. Sì, ci manca ancora questo anello, le ferrovie dello Stato ci devono tecnicamente consegnare le aree. Quando ci consegneranno le aree, noi saremo pronti per cantierare, quindi a mettere in appalto la gara e iniziare i lavori. L'evento lo ripetiamo quest'anno, come l'anno scorso abbiamo fatto gli incontri Italia-Francia, quest'anno per la prima volta abbiamo fatto questa idea in sinergia con Ventimiglia e Sanremo, ossia tre società sportive si sono unite per fare un unico evento, cosa unica in tutto il disegno politico e non della federazione, che non è mai successo, non è mai capitato. E dunque questo evento del 26 maggio sarà per Imperia, diciamo, una chiave di svolta nel pugilato. La sinergia Imperia Sanremo Ventimiglia è importantissimo, è una cosa su cui abbiamo puntato moltissimo a livello regionale
ci siamo finalmente riusciti, ci siamo riusciti per primi a livello di provincia, perché purtroppo tutto questo campanilismo esiste molto nelle altre province e noi invece siamo riusciti ad affiatarci moltissimo, tant'è che ci frequentiamo molto nelle palestre con i ragazzi di Ventimiglia, con i ragazzi di Imperia, Sanremo, e quindi questa qua è la cosa che ci ha tirato proprio voglia di riuscire a organizzare un evento del genere. Quindi difatti l'abbiamo chiamato anche trofeo Riviera dei Fiori proprio per questo motivo qua. È il primo, speriamo che ce ne siano tanti altri, perché questo ci permetterà proprio di far unire le società, le associazioni sportive che svolgono questo sport qua. Il pugilato viene spesso considerato uno sport violento. È un modo di pensare al pugilato che è assolutamente sbagliato, tant'è vero che negli anni 30-40 si chiamava, veniva definita la noble art. Questo sta a significare che il pugilato è intanto una disciplina che insegna il rispetto, che insegna le regole, che insegna l'educazione, insegna che sul quadrato vince il migliore contro un avversario e mai contro un nemico. Questo sta a significare quindi che c'è una fratellanza anche e un rapporto di stima reciproca tra i pugili e non solo. Chi ha ragazzi che vogliono partecipare e vogliono andare a verificare come è l'allenamento, come sono i rapporti all'interno di una palestra di pugilato, ci può andare tranquillamente, perché si rende conto in effetti della grande umanità che c'è all'interno della palestra di pugilato, dove sono tutti amici, dove c'è rispetto per tutti e dove l'educazione viene prima di tutto. Appuntamento il 26 maggio al Palazzetto dello Sport di Imperia, non mancate! La scuola è interessata a queste manifestazioni, data la vocazione anche della meccanica che abbiamo all'interno dell'istituto. Noi abbiamo una sezione specializzata di meccanici sponsorizzata dalla Toyota. Oggi, in collaborazione con il club amatori veicoli d'epoca, esponiamo queste macchine, tra cui la Lancia 037, e verranno gli autori del libro, Luca Gastaldi e Sergio Limone, a presentare questo libro che hanno fatto molto recente. Sergio Limone addirittura è proprio il progettista ufficiale della macchina. Come mai questo libro? Beh, è un libro celebrativo, nel senso che quest'anno compiamo i 35 anni dall'ultima vittoria di una due ruote motrici nei rally. Ci è parso logico festeggiare in qualche maniera. L'idea è stata quella prima di fare una mostra in occasione di Automotore Tro, e poi abbiamo sullo slancio di Luca Gastaldi, il coautore, abbiamo messo insieme rapidamente questo libro che racconta un po' la storia tecnica di questa vettura, che è stata il mio primo amore, la mia prima vettura fatta e vincente, per cui è stata una bellissima avventura, ecco, anche dal punto di vista non solo tecnico ma anche umano. Genova e la Liguria si presentano alla Russia e a Mosca. La città sarà ospite per 4 giorni di tantissime attività culturali, gastronomiche, turistiche e soprattutto di scambio commerciale e di scambio di conoscenza tra aziende. Il Comune di Genova vuole assolutamente sostenere l'internazionalizzazione, lo scambio di relazioni che possano creare dei benefici sul territorio. Ogni volta che la città si presenta all'estero, noi creiamo delle opportunità per tutti i nostri operatori, dagli alberghi ai ristoranti fino ai nostri giovani che ovviamente stanno cercando lavoro e che quindi sono pronti a candidarsi per esempio per posizioni di lavoro di aziende che potrebbero essere interessate a investire nella città di Genova o a spostare la propria sede su Genova. Questa è una delle tante attività del marketing territoriale. Presto saremo a San Francisco, saremo in Cina, insomma la città di Genova viaggia e con lei viaggeranno anche, spero, i nostri cittadini e tutte le nostre opportunità. Ogni giorno sedendoci a tavola ci chiediamo cosa stiamo mangiando veramente.
Ormai è appurato che in molti casi l'etichetta che fa bella mostra su confezioni di genere alimentari è fasulla. Prodotti non consoni alla normativa dettata dal governo italiano, entrato e perché molti prodotti entrano anche clandestinamente nel nostro paese. Come sempre, questo tipo di importazione vede al primo posto i paesi asiatici. Dopo salse di pomodoro, formaggi, alcolici e superalcolici, adesso è la volta del riso, che è arrivato da terre lontane è diventato improvvisamente coltivato e confezionato in Italia. L'ente riso ha annunciato che effettuerà severi controlli, l'ennesima grave truffa che mette a rischio la nostra salute. Le chiamano etichette fake, perché con la loro falsità mettono in luce innumerevoli difetti, anziché dire la verità, raccontano, scusate il termine, balle. C'è un regolamento europeo per la tutela dei consumatori, ma troppi lo raggirano, immettendo sul mercato prodotti pericolosi. Ora c'è questo nuovo decreto sulle etichette, già in vigore, che prevede pesanti sanzioni a chi non dà precise informazioni su prodotti come pasta, pomodoro, cibi in scatola, legumi, cereali, ma soprattutto il riso, che è accertato provenga in gran parte dalla Cambogia e dalla Birmania. A questo punto vale sempre il detto, senza essere nazionalisti, mangia bene, mangia sano, mangia italiano. San Celestino V. Pietro d'Angelerio nacque a Esernia nel 1215, undicesimo figlio di una famiglia di umili contadini. Studiò dai Benedettini di Faifoli in provincia di Benevento e poi a Roma, dove fu ordinato sacerdote nel 1239. Ottenne presto il permesso di intraprendere la vita eremitica sul Monte Morrone, vicino a Sulmona. Fu presto raggiunto da altri solitari che organizzò in comunità col nome di Eremiti di San Damiano, detti poi Celestini, esistiti fino al 1807. Il 5 luglio 1294, sostenuto da Carlo d'Angiò che voleva sottrarre la Sicilia agli aragonesi, fu eletto papa col nome di Celestino V. Resosi conto dell'inganno, Celestino rinunciò al pontificato. Morì il 19 maggio 1296 nella Rocca di Fumone, vicino a Frosinone.